Benvenuti al Salottino Blues. Sono Paolino e vi condurrò nel magico mondo del blues. Sigla. Buonasera amici e bentornati in questa nuova puntata del Salottino Blues. Questa sera parleremo di un bluesman rocker italiano molto famoso e molto importante nel mondo del blues. Prima di iniziare a parlare di lui, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice alto e non dimenticate la campanellina magica. Tutto questo a voi non costa nulla, ma dà la possibilità a questo canale di crescere e portarvi qui al Salottino, a BM Blues, nuovi racconti, nuovi strumenti musicali. Insomma, mi aiutate a far crescere questo canale. Bene, come al solito è di rito un grande ringraziamento al mio caro amico Massimiliano, che sta facendo crescere in maniera pazzesca il gruppo del Salottino Blues. Per chi vuole venire a trovarci, siamo su Facebook e il gruppo si chiama proprio Il Salottino Blues. Siete tutti i benvenuti. Grazie Massimiliano, sei un mito. Bene, adesso però iniziamo a parlare di lui. Joe Sarnataro, ve ne ho parlato settimana scorsa, e Joe Sarnataro non è altro che Edoardo Bennato, un grandissimo musicista nato a Napoli nel 1946, il 23 luglio. È un leone come il sottoscritto e quindi uno tenace. Studia musica, la madre insiste molto per questa cosa, sia lui che agli altri due fratelli, li sprona a studiare musica e lui praticamente gira tutto il mondo suonando musica fino ad arrivare a Milano. Edoardo Bennato, la sua particolarità, ve ne ho già parlato, è stato uno dei primissimi italiani a essere one man band, cioè lui suonava molti strumenti da solo, si creava la sua band. Ultimamente mi piace parlare di questo tipo di argomento perché si sta utilizzando ancora oggi questo sistema e anch'io spesso lo utilizzo, ma con tecnologie ben diverse. Ho una loop station e con la loop station io ci suono sopra, registro in loop la base e poi suono gli assoli, eccetera. Lui però era il classico one man band, cioè suonava il tamburello, la chitarra a 12 corde, l'armonica a bocca, il kazoo, che ve ne ho spiegato settimana scorsa che tipo di strumento è il kazoo. Tutti questi strumenti gli davano la possibilità di essere completo armonicamente. In più una voce fantastica, molto bella. Pensate che è stato il primo italiano in assoluto nel 1980 a riempire lo stadio San Siro di Milano, 60.000 spettatori, mica pochi per essere quegli anni. Chiaro, oggi i numeri che si sentono su altri musicisti tipo Vasco, quando Vasco Rossi fa i concerti a San Siro, non ci stanno neanche le persone dentro da quanto lo vanno a seguire, ma 1980 lui è stato il primo rocker in Italia a riempire lo stadio di San Siro. Chapeau. A un certo punto, perché viene soprannominato Joe Sarnataro? Perché fa un disco completamente blues, e andatevelo a prendere, si chiama proprio Joe Sarnataro, addirittura la copertina non c'è neanche il suo nome, Edoardo Bennato non esiste. Fa anche un film che parla della vita di questo bluesman che arriva dagli States, approda in Italia e
crea una band blues. È molto bello questo film, andatevelo a vedere su YouTube, lo trovate tutto intero, cercate Joe Sarnataro e vi appare questo bellissimo film, andare a vedere. A me è piaciuto molto, molto bello. Praticamente lui con questa band suonano il vero blues, quello proprio rurale, ma con parole, con testi in napoletano. Fatto veramente bene, un artista tutto tondo, e lui comunque negli anni 70 ha sfondato in Italia con diversi LP. Uno dei tanti è Sono solo canzonette. A me piace tantissimo, credo che ho comprato la musicassetta, negli anni 80 c'era la musicassetta, ma negli anni 70 la mia famiglia aveva un piccolo bar in un paesino dove avevamo il jukebox e Edoardo Bennato era gettonatissimo, era un continuo sentirlo e io me ne innamorai di questo musicista, ero bambino, ma mi colpì molto il suo modo di suonare, la sua voce graffiante, insomma iniziai ad ascoltarlo. Poi quando appunto fece il personaggio Joe Sarnataro io rimasi folgorato, perché sapete che per me il blues è un genere musicale che adoro, che amo tantissimo. Lui si faceva chiamare anche lui si credeva un rinnegato, e infatti c'è una canzone in un suo album appunto intitolata Rinnegato e spiega un attimino i suoi sentimenti. Negli anni 90 ancora fa un boom insieme alla Nannini, fanno l'inno della nazionale di calcio che è famosissimo, Un'estate italiana, e sfonda anche con una bellissima canzone Viva la mamma, che è fantastico, è un bel pezzo. Lui è sempre stato alla ricerca di generi musicali da portare in Italia, e oltre al blues lui è un rockettaro pazzesco, ma non ha fatto solo quello, è stato anche sul funk, sul pop, insomma molto completo come musicista, e ancora oggi cavalca i palchi, fa i suoi bei concerti, è sempre in giro. Una particolarità sua, che ha studiato architettura, è molto molto bravo con la matita, è veramente bravissimo. Insomma è un personaggio che in Italia ha fatto crescere un genere musicale che oggi purtroppo ne sentiamo un po' la mancanza. Edoardo Bennato, a mio parere, è stato un precursore di alcuni generi musicali riusciti in Italia, appunto il blues. È stato veramente uno dei primissimi a portare il blues in Italia, fatto in maniera rurale, proprio come negli States. Un musicista che ancora oggi è piacevole da ascoltare. Bene, io vi consiglio di andare a vedere il suo film Joe Sarnataro e ascoltate bene i suoi brani musicali, perché è veramente un musicista molto molto fine. Bene amici, non vi porto via altro tempo, questa sera vi ho voluto parlare così velocemente di Edoardo Bennato o Joe Sarnataro e di quello che ha fatto un po' qui in Italia, vi ho raccontato proprio poco, perché sennò veramente questo video durerebbe tantissimo. Edoardo Bennato per me è un grandissimo cantautore, piacevole da ascoltare. Bene, io rinnovo ancora i ringraziamenti al mio socio Massimiliano e a
tutti quelli che si stanno iscrivendo al gruppo del Salottino Blues di Facebook, ma chiaramente anche a tutti quelli che si stanno iscrivendo qui al BM Blues. Ci vediamo lunedì prossimo, è l'ultimo lunedì, se non ricordo male, di questo mese, e abbiamo un ospite stratosferico. Non mancate. Lunga vita al blues, amici, e buona serata.